Benvenuti, oggi ci troviamo nel porticato del Grand Hotel Majestic qui a Pallanza, dove serviamo abitualmente le nostre cene e i nostri pranzi nel periodo estivo. E appunto vi vogliamo proporre una ricetta per questa stagione, che è la minestra di gamberi rossi. Gli ingredienti della ricetta di oggi sono olio extravergine di oliva, del brodo di pesce, dei gamberi rossi, pomodori maturi, sedano, cipolla e cipollotto, del basilico fresco, del pomodoro in concassé, delle mandorle tostate e dei ditalini di pasta. Iniziamo con mettere dell'olio extravergine in una casseruola. Lo scaldiamo e facciamo rosolare le nostre verdure. È una fase molto importante rosolare le verdure all'inizio, perché possano lasciare bene i loro gusti nella salsa. Ecco. Quando saranno belle rosolate, andiamo ad unire le nostre teste di gambero. Mi raccomando che siano sempre freschissime e lasciamo rosolare anche queste. Quando anche queste sono belle rosolate, sfumiamo con del vino bianco. Lasciamo evaporare il vino di modo da perdere l'alcol e completiamo con il pomodoro fresco abbondante e copriamo di fumetto di pesce. A questo punto la nostra salsa deve cuocere 40 minuti circa. Passati 40 minuti di cottura, abbiamo filtrato il nostro brodo di gamberi e questo è il risultato finale. Adesso partiamo con la minestra vera e propria. Scaldiamo di nuovo un goccio di olio extravergine in un tegame. A piacere possiamo mettere uno spicchio d'aglio. Io lo preferisco intero per poi toglierlo, così rimane più delicato. E una foglia di basilico. Lo facciamo sentire un attimino. E poi andiamo a bagnare con la nostra base. Adesso procediamo come un risotto, con l'unica differenza che non tostiamo la pasta, perché non ha bisogno. Però la andiamo a cuocere direttamente nel brodo. Facciamo bollire. Continuiamo in questo modo la cottura per 6-7 minuti a seconda del tipo di pasta che abbiamo. Durante la cottura gli amidi della pasta legheranno la nostra minestra. Quando la nostra pasta è cotta, la ritiriamo dal fuoco e andiamo a eliminare lo spicchio d'aglio che abbiamo lasciato per insaporirla. Andiamo ad aggiustare di sale e completiamo con la polpa dei nostri gamberi, il pomodoro fresco e del basilico spezzettato. Così con le mani, fresco. Il calore della minestra cuocerà la polpa di crostacei e scalderà il pomodoro e siamo pronti per andare a servirla. Prendiamo il nostro piatto di servizio e andiamo a sistemarvi la minestra. Chiudiamo il piatto con delle mandorle tritate, un filo di olio extravergine crudo e guarniamo con un ciuffo di basilico. La nostra minestra di gamberi rossi è pronta, vi aspettiamo sotto i portici del Grand Hotel Majestic a Pallanza.